Jimbo! Cosa posso fare per lei? Che è successo a von Hess? Lo stiamo interrogando proprio ora. Credo che sarà rispedito in Germania fra poco. Ha scucito qualche cosa? Dice che aveva tutti i diritti di stare alla festa. Però non vuole dire che cercava in quella stanza sul retro. Che è successo a Pinsky? Che gli ha fatto il Bruno? Ehi, di che cosa sta parlando, vecchio mio? Perché il signor Pinsky è stato trasferito a Sunnyvale? Oh, ascolti, non capisco proprio perché la cosa l'agiti così tanto. Ho solo saputo che è stato mandato in una casa di cura dopo il suo crollo. Dunque, se è stato trasferito, sono sicuro che gliel'ha consigliato il medico. Gli avete trovato addosso qualcosa? No, niente di importante. Solo documenti, soldi, cose così. Nessun medaglione? Veramente, ora che me lo fa ricordare, portava una specie di croce. Perché? Che importanza ha? Credo che quel medaglione entri in qualche modo nella mia indagine, anche se non so come, ma vorrei metterci sopra le mani. Oh, penso sia improbabile. Anche se lo hanno trovato a sgraffignare i biscotti, è pur sempre un diplomatico importante. Mica possiamo passare in giro i suoi effetti personali, no? Lo ha rubato quel medaglione. E lei può provarlo? No. E allora, spiacente, non posso farci molto. Mi piacerebbe vedere le prove del caso squartatore. Jimbo, non è proprio di sua competenza. È vero, ma io sono convinto che c'è un nesso tra il mio caso e il suo assassino. Non sembra molto probabile, che ne pensa? Beh, c'è l'omicidio di Lowie Fisher. Lowie Fisher lavorava in 1000 posti diversi e si era fatto qualche nemico. Non sarei sorpreso se lo squartatore fosse uno di loro. Il detective Mary lo dice che lei ha ancora delle prove del caso dello squartatore. I nostri ragazzi stanno esaminando le prove attentamente. Siamo entrati tardi in questo caso. Mary lo ci ha lavorato per molto più tempo e non è arrivato a nulla. Ora che ci siamo noi, intendiamo fare il lavoro per bene. Se c'è una cosa al mondo che non tollero, è l'incompetenza. Quindi non è per il fatto che il detective Merrill ha un vantaggio su di voi, come dice lui. Sarò io ad acchiappare quell'assassino. Ma temo di dover fare le mie ricerche e accertarmi poi che i ragazzi rendano le prove una volta finito. Sembra essere chiusa saldamente. Ecco la sua stanza. La polizia ha già frugato qui molte volte. Non capisco perché lo faccia anche lei. Mi spiace, signora. Sono nuovo del caso. Volevo dare un'occhiata in giro, casomai vedesse qualche cosa che è sfuggito agli altri investigatori. Lascerà le cose così come stanno. Non metterà tutto in disordine. Non si accorgerà neanche che ero qui. Lascerò questo posto come l'ho trovato. Sono stato educato a rispettare i defunti. Lei sa di qualcuno che avrebbe voluto fare del male al suo ragazzo, signora? Tutti amavano il mio angelo, era un dolcissimo angelo. Ricorda che abbia mai litigato con qualcuno? Qualcuno che ce l'aveva con lui? Angelo non è stato ucciso a causa di rancori. È stato il gesto di un mostro.
Mio figlio non ha mai offeso nessuno. Lui era un buon ragazzo. Ne sono certo, signore. Ne sono certo. La lascio da solo adesso. Qui sarei solo d'intralcio. Grazie, signora. E così Angelo e Lowey si conoscevano. E non mi sorprende vedere due vittime dello squattatore bazzicare la stanza del club della confraternita di Thule.